La Deprived Mess sta contagiando il nostro mondo. Infatti si sta avvicinando sempre più verso questa casa. Questa casa sembra l'unico posto protetto. Nel secondo capitolo vedrete quanto può far paura Minecraft. Ricorda, questa storia può essere reale. Non guardare questo video se sei debole di cuore o hai patologie che la paura possa scatenare il tuo decesso. Continuando a guardare, accetterai la seguente affermazione. Io, Dunis, non mi prendo alcuna responsabilità delle conseguenze che questo video potrebbe recarti. Buona visione. All'ultimo piano di questa casa si nasconde la spada di Telekill. Vedremo se i nostri avventurieri riusciranno a recuperarla. Nick, vieni, dobbiamo entrare immediatamente perché qua fuori è pieno di quegli cosi schifosi e stanno venendo tutti in questa direzione. Infatti da ogni lato che guardiamo e non lo so, stanno arrivando tutti quanti verso qua, ma in realtà questo è l'unico posto sicuro che, dove possiamo entrare. Beh, almeno spero che sia sicuro. Quindi forza, andiamo. Entriamo. Ok, andiamo, forza. Allora, qua questa casa mi sembra molto particolare, vedi Nick? Che è anche molto grande come casa, anzi sembra quasi una villona. E mi sembra anche un po' inquietante. Oh, ma hai sentito sto rumore? Sì, ho sentito, cos'era? Non lo so, sembrava tipo una sorta di lupo, mi sembrava, quasi, ma non so, boh. Vabbè, forse potrebbero esserci tipo dei lupi qua fuori, ma non credo. Allora, praticamente ha un'architettura, ripeto, molto particolare, anche perché non è che abbiano tutte queste grandi costruzioni. Qua ci sono delle fornaci, poi qua c'è della neve utilizzata come tavolo. Ma che caspita è che fa questo caspita di... Cioè, che ha ideato sta casa? Non è una cosa normale. Boh, non lo so, secondo te cosa potremmo trovare dentro questa casa? Non lo so, soprattutto non so perché tutti quanti si stanno dirigendo verso questo posto qua. E questo... Ma poi cos'erano quei cosi là fuori? Quali cosi? Esatto, quelli è tipo la Deprived Mess, è la carne deprivata. Sono brutti, cioè strisciano tutti e fanno pure schifo. Sì, sono tipo, ecco, anche là ce ne sono. Che schifo, guarda. È pieno. E anche qua fuori, oh mio Dio, che merda. Speriamo che non ci entrano in casa. Non dovrebbero potere, per fortuna. Anche perché se tu vedi qua le finestre, beh, almeno mi auguro. Erano resistenti, dai, speriamo. Beh, speriamo. Se no, qua, cioè, io muoio di infarto. Anche perché stanno letteralmente... Non so se muriamo tutti quanti. Sì. E poi stanno tutti quanti venendo verso questa direzione. Infatti dobbiamo evitare di morire, magari. E qua c'è anche tipo la sedia. Ok, interessante come cosa. E vabbè, ok, insomma, in questa casa comunque non so perché, ma dobbiamo cercare appunto il motivo per cui tutti quanti si stanno avvicinando qua. Non so dove potrebbe essere però questo motivo. Potrebbe magari essere sotto di noi, ma non sembra. E io sinceramente non voglio nemmeno scavare troppo a fondo, letteralmente e non, perché non si sa che cosa potremmo trovare. E quindi adesso, comunque, non so, ma io sento tipo uno strano presentimento. Cioè, ho proprio uno strano presentimento. Secondo me qua all'interno di questa casa non ci siamo solo noi. Cioè, nel senso, sembra vuota questa casa, non c'è nessuno. Però secondo me c'è qualcuno. O c'è tipo il governante cattivo che ci vuole far fuori. Ma non sembra neanche disabitata, perché si vede comunque tutto quanto messo in ordine. È tipo apparecchiato, esatto, tutto qua. Cioè, insomma, esatto, per vedere anche qua poi le piante così sembrano idratate. Esatto, quindi non... in teoria... Insomma, non è vuota e non si sa appunto perché stanno continuando ad arrivare tutte queste cose. Boh, vediamo. Tu non sei dietro di te? Cosa? Oh mio Dio! Ah, Nick! Ah! Noi eravamo all'interno di quella casa, eravamo molto protetti, ma non sapevamo cosa ci stesse aspettando qua fuori. Un'orda enorme di Cartoon Cat pronti a sbranarci dal primo secondo che ci vedono. Nick, allora, stai calmo, stai tranquillo, qua c'è Cartoon Cat, prima di tutto abbiamo la spada, quindi non ci può fare assolutamente niente. Poi forza, vieni con me, praticamente dobbiamo scapparcene, via, veloce. Allora, dobbiamo andarcene via da questa casa. Nick, no, dietro. Scappa, dietro. Oh, chiudi, no! Ah! Porca scappa. Miseria, no Nick, che... Scappa. Allora, prima di tutto cosa ridi? Ah, no, è qua dietro di noi. Allora, è pieno di roba. Dove stai andando? Vieni qua, idiota. Perché sono uscito fuori? C'è la statua, Nick, c'è la statua. C'è la statua. Perché sei uscito fuori? Ma sei deficiente. Che qua è pieno di roba e c'è la Deprived Mess. Perché non sapevo che c'era qua fuori la statua, tra l'altro. Ma vedo, allora, porca miseria. Se non sai stare fermo, quelle chiappe dovresti tagliare. Allora, dobbiamo guardare... Stanno inseguendo. Allora, guardiamo la statua prima di tutto. E magari nel caso distruggiamola, ok? Perché...
Se no, ok, diventa un casino. No, anzi, buttiamola sotto, tanto chi se ne frega di questa statua inutile. Via, via, sotto, scendi, ok, perfetto. Ok, è morta. Torniamo. Cioè, non è morta, ma almeno è caduta. Esatto, almeno è caduta. Allora, noi dobbiamo appunto cercare tutta quella cosa del fatto, no, di... Ah! C'è qualcuno dietro di te! Ma porca miseria, via! Ma il fatto è che se lo colpisco non succede niente. Sì, ma infatti, non muore, cioè non prende danni. Infatti, sta scappando. Allora, dobbiamo cercare il fatto per cui tutti quanti stanno venendo qua. Evidentemente sono attratti da un qualcosa, ma non so da che cosa. E quindi dobbiamo appunto cercare di capire, perché secondo me la soluzione può essere per forza in questa casa. Infatti tutti quanti stanno... Nasconditi! Tutti quanti stanno cercando di, diciamo, imitarci. Cioè di venire qua in questa casa. E quindi noi dobbiamo salire al piano di sopra, evidentemente, a quanto pare. Forza, scappiamo! No, dai, c'è il cartoon che... Porca miseria, Nick, veramente non è possibile. Cioè, non scappare però, perché mi sta colpendo. Sono caduto dalle scale. Come sei caduto dalle scale? Mi sta colpendo, ok. Nick, ci sono gli eyeball, aiuto. Aspetta, non fare niente. Non posso muovere. Lo so, aspetta, ci provo io a distruggerli sti qua. Mamma mia, quanto danno fastidio, perché catturano tutta quanta la vista. A te l'hanno catturata la vista? Eh sì. Oh, Nick, dietro di te, guarda. Cioè, oddio, cos'è? In teoria dovrebbe essere l'Holdman, ma con gli occhi sembrano. Ma che caspita di cosa è? Cos'è? Ma perché ha degli occhi? Non lo so, allora cerchiamo di allontanarci. Cos'era successo? No, per favore, non farmi niente, per favore, no!